Ciao a tutti, video 82. Oggi ritorniamo alla fantastica Vernasca Silver Flag. Correva l'anno 2006. Come ogni anno alla Vernasca Silver Flag ci sono i capolavori, ma in quell'anno particolare c'è stata la Ferrari 250 di Violati. Ferrari che aveva fermamente nelle pezzo di storia dell'importanza che tutti noi appassionati e forse anche i non appassionati conoscono. Del resto, una Ferrari 250 GTO, al di là del valore commerciale ormai che ha superato i 40 milioni di dollari, qualcosa di impressionante, forse anche di più, è la vettura che ha fatto vincere praticamente in ogni manifestazione motoristica quel nome che è appunto Ferrari. Oltre alla 250 GTO, di particolare, oltre anche alla Porsche 908 di Steve McQueen, c'era un grandissimo personaggio, ovvero Mauro Forghieri, quel genio di Mauro Forghieri che ha dato lustro a tutto ciò che è la meccanica e quindi l'invenzione, l'innovazione tecnologica in Italia, in ambito ovviamente motoristico. Bene, leggiamo l'articolo. Buon ascolto e buona visione. 186 concorrenti su vetture da sogno. Se pensiamo ad un'auto famosa, unica, vincente e ovviamente costosa, alla Silver Flag c'è, garantito. È difficile descrivere questa manifestazione perché potrebbe essere considerata una mostra d'arte in movimento, fatta di odori, suoni, oggi difficilissimi da replicare. Tutte le auto che vi partecipano hanno infatti una storia da raccontare fatta di successi e voti noti, i piloti. Basti pensare alla Porsche 908 con cui Steve McQueen corse a Sebring nel 70, o a tutte le Formula 1, classe 76, di Niki Lauda e James Hunt, con cui quest'ultimo vinse anche il titolo mondiale. Pensare poi che la Ferrari 250 GTO, l'auto più costosa al mondo, è costruita in soli 39 esemplari tra 62 e 64, nelle due famose serie, possa essere la più ammirata, qui non è corretto. È impossibile, veramente impossibile, scegliere l'auto più bella o più esclusiva. Ovviamente quello che non ha problemi la butta, cioè qui ci tiene. 1959. Tutte 186 sono state costruite con lo scopo di andare veloce, di superare l'attrito dell'aria e rimanere comunque incollate all'asfalto. Stupendo vedere quindi come l'uomo sia riuscito a coniugare queste due necessità e quindi a raggiungere questo scopo così diverso attraverso circa 60 anni di corse. Credo non esista una vettura più rappresentante di un'altra, perché ogni esemplare è il concreto risultato di studi, prove e soprattutto speranze e molte volte insuccessi ed eventi tristi purtroppo, ma sempre applicando l'arte di costruire con poco, come facevano gli artigiani un tempo. Talbot, Lagonda, Riley, Bentley, Seat, Bugatti, Amilcar, Porsche, Ferrari e tantissime altre sono tutte a disposizione degli appassionati per essere accarezzate, con delicatezza, fotografate e respirate con il rispetto dovuto. Lola, Tecno, March, Cooper, Lotus e tantissime altre formule sono tutte pronte ad aggredire le curve, facendo capire ai più giovani che cos'era il ruggito dei veri cavalli a carburatori. Se pensiamo ad una scultura, per esempio di Abarth, di quel genio di Karl Abarth, probabilmente la troviamo. Fiat Abarth, Abarth Simca, Abarth Lola, Abarth Cis Italia, Abarth Osella, le 1030C, la Periscopio, la Quattro Fari, insomma tutto ciò che rappresenta l'Abarth è presente alla Silver Flag. Thank you.
Ferrari e Porsche ovviamente sono ben rappresentate appunto dalla 250 GTO, come indicato prima, dalla Short Wheelbase, dalla 250 TR, dalla Tour de France, dalla 340, dalla 312 T2, poi tutte le Porsche 908, 911, 550 RS anche, la mitica barchetta con cui purtroppo James Dean ci ha lasciato. Obbligatori di durata come le mani. Insomma, il meglio del meglio è presente alla Silver Flag. Se invece pensiamo ad un periodo un po' più prossimo a noi, per esempio gli anni 70, troviamo la Pantera Gruppo 4, il 308 Gruppo 4 della Ferrari, l'X9 prototipo Gruppo 4, le Stratos Gruppo 4, una miriade di Fulvia, le Alfa GTA. 72! Sembra venga dalla luna, non ti piace? Venga dalla luna, non la trovo. Guarda, guarda come passa la mia. In ultimo, anche un Alfa Romeo zagato per l'occasione, non una sola, ma una collezione di zagato. Presenti infatti c'erano ben 11 TZ, quindi la TZ e anche la TZ2. Tra cui, tra tutte queste 11, ce n'era anche una ben conservata e mai restaurata. Esemplare ovviamente unico. Transalpine pura, sono soltanto 6 esemplari, esistevano soltanto 6 esemplari, ne esistono attualmente 3 al mondo e noi oggi ne abbiamo 2 qua, una è statica del Museo di Rese, l'altra come vedete in condizioni originali mai restaurata, che partecipa oggi numero 63, cavolo, di Paul Gritz, esemplare del 1965, nel 67 pensate su 18 competizioni o 16 storie. Insomma, tutto il motorismo rappresentato degnamente, con umiltà, semplicità, lasciando di fatto agli appassionati poi di avvicinare i piloti, i meccanici, che molte volte coincidono nella stessa persona, per poter chiedere a loro tutti i segreti della propria vettura, quindi le caratteristiche tecniche, ma anche proprio i segreti. Quindi come per esempio va guidata una macchina anteguerra, che ovviamente si scosta radicalmente dalla guida classica a cui noi siamo abituati. Tutte le auto alla Silver Flag vengono infatti preparate per la corsa, esattamente come si faceva al tempo, per strada. Tanto che sembra di essere tornati indietro veramente di qualche decennio. Non esiste il concetto di box. La Vernasca Silver Flag è un grandissimo, grandissimo box a cielo aperto. Come al tempo, purtroppo alle volte ci sono degli incidenti e quest'anno quello che è andato perso è purtroppo una Francis Lombardi, un Abarth Scorpione, che purtroppo è andata distrutta in un incendio. Che dire, sono comunque auto che vanno vissute ed è bello vederle. Purtroppo alle volte qualcuna ci lascia un po' di amaro in bocca, ma vedere le altre 185 comunque correre e far sentire il proprio ruggito comunque ci dà la carica, esattamente come faceva una volta. Bene,
l'articolo è finito, se vi è piaciuto mettete like e anche se volete attivate la campanella per vedere i prossimi video che pubblicherò. Ciao e grazie a tutti.